dei difensori degli imputati. Stiamo parlando, a proposito di geologia e quant'altro, sostanzialmente di scontri tecnici per quanto riguarda la dimostrazione della causa effetto, il principio di causa effetto tra l'inquinamento e la discarica e o invece lo stabilimento, perché sostanzialmente lo scontro si inerpica su questo principio: ha inquinato la discarica o continua a inquinare lo stabilimento? Sotto il profilo processuale della responsabilità penale, sostanzialmente, perché se si dimostra che a inquinare continua a esserlo la discarica, allora gli imputati sono quelli individuati processualmente e il processo può andare avanti. Se invece l'inquinamento continua ad essere individuato all'interno dello stabilimento, il profilo processuale si ribalta e si dovrebbe ricominciare tutto da capo. Sostanzialmente questo è il principio. Senza entrare in ambiti tecnici, sono state fatte anche ricerche molto approfondite che ovviamente non si poteva permettere la procura, non si poteva permettere, anche questo è un aspetto molto importante, non si poteva permettere tantomeno le parti civili costituite, quindi comuni, enti, ma fino ad arrivare ai ministeri. Ricerche costosissime sugli isotopi, vi dico solo questo, sono state fatte per l'identificazione di questi agenti inquinanti, sono state fatte da una parte grazie a Solvay, dall'altra con il contributo da una parte del commissario straordinario, da una parte del ministro dell'ambiente. E si è individuato questo, diciamo, questo DNA dell'agente inquinante che sostanzialmente è proveniente dalla discarica. Quindi questo è l'aspetto processuale che attualmente investe. Oggi ci troviamo di fronte ad un impasse. La prima era stata quella della ricusazione del presidente del tribunale della Corte d'Assise per aver pronunciato quella benedetta frase. Ricusazione che poi è stata accolta dalla Corte d'Appello dell'Aquila e quindi è stato rinominato un nuovo presidente della Corte d'Assise. La settimana scorsa, non appena ha avuto il tempo tecnico di fare l'appello, si è ritrovato di fronte a un'altra istanza, che è quella della rimessione per legittima suspicione, basata sul fatto da una parte della pressione mediatica sugli articoli di stampa che tutti avete letto, ma dall'altra, e questa forse può essere, questo forse può essere l'aspetto, tra virgolette, un pochettino più giustificato da un punto di vista processuale, cioè sul fatto che comunque, al di là di ogni tipo di valutazione, sicuramente, con ogni probabilità, fino al 2007, buona parte, ci troviamo in Corte d'Assise, quindi giudici popolari, due giudici toccati, presidente e relatore, vice relatore, e poi ci sono i giudici toccati, cioè cittadini normalissimi che vengono eletti, individuati in base a degli albi. Con ogni probabilità tutti i membri del collegio avranno bevuto quell'acqua. Quindi la legittima suspicione su questo punto di vista potrebbe avere anche qualche gamba per camminare. Suspicione vuol dire che il processo viene interrotto, ve la faccio breve, e vengono trasferiti gli atti per quanto riguarda questo singolo aspetto alla Corte di Cassazione. Corte di Cassazione che dovrebbe decidere, si spera, all'interno di un periodo che va dai 5, 6, 7 mesi. Speriamo che la cosa non venga annullata, così come ci auguriamo che non venga accolta l'istanza di ricusazione, perché altrimenti vorrebbe dire spostare il processo a Campobasso, chiedo scusa, in Molise. Questo vorrebbe dire snaturare completamente questo processo da questo punto di vista. Mi voglio ricollegare un attimo a quello che è stato detto prima, soprattutto riguardo a quello che il Partito Democratico potrebbe, secondo me, fare. E cioè questo, è quello di proporre una linea politica diversa, o almeno un piano di valutazione completamente diverso da quello che c'è stato sinora. Allora, prima di tutto ci sono 19 imputati, quindi tutto si parla tranne di chi sono questi 19 imputati. Nessuno ne conosce i nomi, sugli articoli di stampa qualche volta sommariamente vengono semplicemente indicati, senza indicare quali sono le loro responsabilità, i diversi profili che hanno ricoperto. Questi aspetti sono importanti, sapete perché? Un discorso logico molto semplice: Bussi non viene fuori dal cilindro di un mago, Bussi viene fuori dalla chimica di inizio secolo, partita come chimica di Stato. Questo concetto lo dobbiamo tenere fermo in mente, perché fino a che il gruppo Ferruzzi non acquistava questo polo chimico, sostanzialmente la chimica era di Stato. La mega discarica è stata costituita tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Gli ultimi conferimenti si stimano intorno agli anni 72-73, quindi in pieno regime di chimica di Stato, cioè il gruppo Montedison era un gruppo che faceva capo al Ministero, punto. Non c'erano terze vie, era quella. Quello che è accaduto è stato questo, cioè che le dirigenze si sono alternate le proprietà,
ma sostanzialmente le dirigenze nell'arco temporale di quasi 50 anni sono rimaste quasi sempre le stesse, cioè le responsabilità della sicurezza, dell'ambiente, del personale si sono avvicendate, ma si sono avvicendate solo di ruolo, i nomi sono rimasti quasi sempre gli stessi, quindi è stato facile individuare le responsabilità a livello processuale. Questo è il primo aspetto fondamentale. L'altro aspetto è quello legato al discorso dell'acqua. Anche questo, in questo discorso il Partito Democratico ci rientra, e ci rientra, lo voglio dire in maniera, non lo posso dire, chiara e netta, perché un altro aspetto sfugge, e forse questo secondo aspetto immagino verrà trattato a livello mediatico come lo è stato trattato il processo di Bussi fino a un mese fa, quando uscì questo benedetto studio dell'Istituto Superiore di Sanità, che in realtà era stato depositato a gennaio, ma faceva riferimento a dati ormai già ben conosciuti, già da anni, non scopre nulla di nuovo a livello processuale, non dice assolutamente nulla di nuovo. Quello che fa è mettere in una stretta relazione quello che è il frutto, diciamo così, di questo percolamento continuo della discarica e quello che potrebbe essere accaduto nei rubinetti di ognuno di noi. Che poi era quello che credo fosse stato chiesto, cioè alla fine non è che era stato chiesto di scoprire delle cose nuove, ma di utilizzare quei dati già esistenti per creare delle correlazioni. Quindi diciamo, è qua che poi è scoppiato il bubbone mediatico sul mondo. È scoppiato il bubbone mediatico perché finalmente per la prima volta è scritto in maniera chiara e netta su quello che avete potuto leggere, perché tra l'altro era stato pubblicato pure sul sito di Prima da Noi e del Centro, è stato pubblicato per intero il file del rapporto di Istituto Superiore di Sanità. Quindi i dati sono a conoscenza di tutti. Quello che fa per la prima volta è mettere in maniera chiara e netta in relazione l'inquinamento, la discarica con l'inquinamento. Questo in maniera abbastanza chiara e dettagliata. L'altro aspetto che vi dicevo prima, che è quello secondo me abbastanza ed altrettanto importante, è quello della gestione dell'acqua, nel senso che, ad esempio, un aspetto fondamentale, il 15 di luglio riparte il secondo processo, che è quello che vede imputati i dirigenti ACA. Quello che vede imputati i dirigenti ACA per quanto riguarda la somministrazione di acqua contaminata, il termine tecnico è quello, non acqua avvelenata, acqua contaminata sotto due profili. L'uno era quello legato al fatto della volontà, dice la procura, di ovviare al problema attraverso la realizzazione di questi costosissimi filtri a carbone di cui si parlava prima, e dall'altra dalla pervicace volontà dimostrata anche dopo, perché non dimentichiamo tra il 2006 e il 2007 c'è stato questo scambio di apertura e chiusura dei pozzi tra la dirigenza ACA e da una parte il commissario e la procura. Commissario e procura, chiusura dei pozzi, dichiarazione di emergenza idrica da parte di ACA, si riaprono i pozzi, c'è stato un periodo di interregno in cui i pozzi si sono stati riaperti, l'acqua è ritornata ad essere presa dai pozzi Sant'Angelo per poi essere definitivamente richiusi una volta che arriva il commissario, li chiude e nell'arco di una settimana, poi il concetto era anche questo, purtroppo riuscire a mettere avanti il discorso dell'emergenza idrica giustificando, se vogliamo, anche superamenti dei limiti delle tabelle per determinati periodi temporali, perché comunque c'era l'emergenza idrica, quindi l'acqua doveva essere data, punto. Invece, venuto il commissario governativo, nell'arco di una settimana realizza i pozzi al parcheggio di Bussi, non quelli di cui si parlava prima della montagna, in San Rocco, ridà subito l'acqua all'acquedotto Giardino, cioè quella che era stata tolta come portata dai pozzi di Castiglione a Casauria, ristabilisce un equilibrio, anche se appena sufficiente, e nell'arco poi di circa un anno realizza i pozzi San Rocco, che attualmente oggi forniscono l'acqua, dimostrando, se lo si vuole, che con una semplice azione diretta, una volta verificato che c'è l'inquinamento dell'acqua, la contaminazione dell'acqua proveniva dai pozzi Sant'Angelo, si poteva tranquillamente risolvere il discorso dell'emergenza idrica. Ripeto, il 15 di luglio riparte questo secondo processo, questo secondo filone, che purtroppo vede come imputati i dirigenti dell'ACA, i dirigenti a diverso titolo che comunque ha avuto espressione nel nostro partito. Questo è il concetto di fondo, senza voler dire nulla riguardo, per carità, le responsabilità penali che la procura e comunque il tribunale individuerà, per l'amore di Dio, però questa è stata sostanzialmente la realtà negli anni passati, che il Partito Democratico, volenti o nolente, ha comunque gestito direttamente o indirettamente. Questo è il profilo. Però ripeto,
Il Partito Democratico adesso dovrebbe fare un ulteriore sforzo, prima di tutto di chiarezza totale, sotto tutti i punti di vista e tutti i profili. L'altro aspetto fondamentale, ripeto, è quello di cominciare a dire che per quanto riguarda il discorso della discarica ci sono 19 imputati e non figure astratte, e che per la prima volta in Italia si parla di un processo per inquinamento doloso e non colposo. Questo è un aspetto, se volete, processuale, ma che ha un risvolto pratico molto molto importante, perché fino ad oggi tutti i processi che sono stati svolti contro le multinazionali che hanno inquinato, vedasi da ultimo il processo di Porto Marghera, hanno come base l'aspetto colposo, cioè si costruisce un impianto industriale, è inevitabile che quell'impianto nell'arco di 50, 70, 100 anni possa inquinare. Però si parla di colpa, non si parla di dolo, cioè nel senso che è un'attività industriale che ha come effetto quello di un inquinamento. Qui invece per la prima volta, grazie al fatto che si sono scoperti un'ingente documentazione riservata del gruppo Montezzo, si è riusciti ad individuare con precisione ed esattezza le singole responsabilità, soprattutto quei documenti che sono apparsi pure sull'ordine di stampa, che individuano tutti i punti esatti addirittura dove sono stati effettuati i conferimenti, e nello stesso tempo individua nell'arco temporale quella che era la consapevolezza degli imputati su quello che si stava mettendo in atto e su quello che si continuava a coprire. Perché l'inquinamento vero e proprio, cioè lo sversamento diretto sul fiume, nel fiume Tirino, Basso Tirino, e il conferimento in discarica, orientativamente si esaurisce intorno alla fine degli anni 80, metà anni 80, non oltre, non va oltre. Da quel momento in poi tutta l'azione degli imputati, in base alla ricostruzione che fa la procura, è tesa a coprire, a nascondere quello che è accaduto prima, ma soprattutto quello che si è messo in atto prima continua a produrre ancora oggi nel 2014. Questo è il capo di imputazione, la colpa, diciamo così, fondamentale che viene attribuita a questi imputati. Fino al 2002 ci sono ancora i dirigenti del gruppo Montedison, che poi è stato ceduto al gruppo Solvay, che attualmente ne è proprietario, ci sono degli atti firmati, sono state rintracciate mail, fax, documenti riservati, che individuano con esattezza il tipo di agente chimico, il rilascio, e da quel momento in poi Montedison, cioè dal 2000 in poi, inizia un piano di caratterizzazione. Perché dice, io comunque, non parlando assolutamente della mega discarica, la discarica è venuta pure nel 2007, prima di allora non se ne è mai parlato, quello che poteva inquinare i Pozzi Sant'Angelo era lo stabilimento, non la mega discarica. Allora cominciano un piano di caratterizzazione, perché cominciano a uscire i primi decreti ministeriali che impongono, in base all'attuazione di una normativa, impongono il piano di caratterizzazione di questi siti cosiddetti a rischio. Iniziano il piano di caratterizzazione, come iniziano a fare i primi rilevamenti, cominciano già a venire fuori dei dati sballatissimi rispetto alle tabelle. Allora lì cosa accade? Accade una cosa molto semplice, che gli imputati cercano di nascondere questi livelli esorbitanti di agenti. Un altro aspetto importantissimo: perché solo dal 2004 in poi si è cominciato a capire che dei Pozzi Sant'Angelo usciva l'acqua contaminata? Per un semplice motivo: le tabelle ministeriali di riferimento non individuavano per le analisi dell'acqua quegli agenti inquinati. Non c'era. Non è per l'acqua destinata al consumo. Destinata al consumo umano. Non c'era. E quelli sono stati scoperti perché la regione, nell'ambito di un proprio progetto di monitoraggio, aveva chiesto di fare delle analisi sullo stato di qualità delle acque sotterranee come matrice ambientale, non finalizzato al consumo umano. E siccome nello stato di qualità delle acque sotterranee quei parametri invece vengono ricercati, furono trovati in quantità molto consistente, e da lì poi si iniziarono le analisi sui Pozzi Sant'Angelo, e venne fuori che questi benedetti filtri a carbone, costosissimi, avevano questo effetto, cioè per un range di tempo molto ristretto filtravano, dopodiché, vista la ingente mole di agenti inquinanti che venivano filtrati, avevano l'effetto contrario, cioè rilasciavano tutto quello che avevano assorbito, aumentando l'effetto contaminante, saturazione, poi rilascio. Di fatto invertivano il processo, cioè l'inquinante passava dal posto più concentrato, cioè il filtro, a quello
lo sono concentrato, benché diciamo il suo già contaminato. E quindi si trovava questo paradosso che nell'analisi delle concentrazioni Montevalli rispetto ai filtri c'erano dei momenti in cui a Valle si avevano delle concentrazioni superiori rispetto a quelle che si trovavano, che si trovavamo. Questo è un altro aspetto. Questa che è qua, un altro aspetto, chiedo scusa, due domande subito. Un aspetto importante. Un aspetto importante, anche il comune di Pescara, ora per carità, che ne sia l'orientamento politico della giunta, ma anche il comune di Pescara è costituito parte civile nel mega processo, e con ogni probabilità, diciamo, a meno che non accada qualcosa di nuovo, si dovrebbe costituire parte civile anche nel processo che inizierà a luglio contro l'ACA. Ora, per carità, uno non vuole fare terrorismo, io ve la, cioè, la dico lì a livello, a titolo esclusivamente informativo, ma l'aspetto, se volete, più rilevante di tutti i comuni della provincia, se escludiamo Bussi, Castiglione, in parte Popoli, che è l'unico comune che confina con la discarica, che quindi hanno una concomitanza quasi diretta con il sito inquinato, tutti gli altri comuni della provincia di Pescara, come legittimazione processuale a costituirsi parte civile, la avrebbero teoricamente di più nel secondo processo che inizia a luglio, e non tanto su questo, che comunque ce l'hanno. Però il secondo è proprio quello che riguarda l'erogazione dell'acqua contaminata, ed è proprio su quello che il comune, ente locale, potrebbe, ripeto, avere legittimazione più forte, più consistente, più motivata rispetto a quella di oggi. Due domande, una secchissima: voglio sapere se tra gli imputati ci sono anche i dirigenti della Solvay. No. La Solvè è parte civile nel processo. La Solvè è parte civile perché... E loro nel passaggio che c'è stato, se non ricordo male, nel 2002, ottobre 2002. Quindi il piano di caratterizzazione è iniziato, non è già cominciato. Quando hanno trasferito la proprietà, come diciamo hanno presentato queste situazioni? Non le hanno presentate? Allora, da quello che si è riuscito a, diciamo, a scoprire, tra virgolette, nel senso che questo è un aspetto molto marginale del processo, è questo dato. Allora, quando viene venduto un sito chimico, si mette nell'atto di acquisto, sostanzialmente si calcola una percentuale X legata al fatto che con ogni probabilità, in una percentuale seppur minima, il sito comunque inquinato, quindi lo si dà già per scontato. Faccio l'ipotesi: il sito vale 100 anziché 100, pago 85 perché quella differenza di 15 la devo comunque potenziale contaminazione, esatto, perché comunque dovrò mettere in atto degli atti, degli strumenti, come per esempio lì adesso a Bussi c'è il pump and treat, sostanzialmente sono delle grosse pompe che pompano l'acqua di falda verso la parte nord dello stabilimento, la filtrano e la rilasciano a valle. Bene, cercando di questo è l'aspetto tecnico di quel piano di caratterizzazione, che riguarda solo lo stabilimento, per cui non c'è niente di Solvè dal punto di vista delle imputazioni. Assolutamente no. Solvè però ha un problema. Qual è il problema? È questo: quando è stato venduto il sito, non è stato venduto solo il sito dove insistono gli impianti, è stata venduta tutta l'area, cioè anche quella che sta fuori il sito industriale. E purtroppo per Solvè ha acquistato anche la parte di terreno che sta tra dove sta la gente da Bucast, praticamente, poi sto sentendo verso l'acqua, esatto, dove sono le discariche 2A e 2B. Avete sentito nelle ultime settimane che i dirigenti Solvè sono stati imputati dalla procura di Pescara perché non avrebbero messo in sicurezza quelle due discariche che sono a monte. La realtà è un po' più articolata, da fuori immagino da breve, e quindi Solvè, ma per un filone completamente diverso, diciamo così, di responsabilità, si trova, ma non nel processo, per il momento non è ancora stato notificato solo il 400. L'altra domanda era questa, diciamo una mezza considerazione domanda, insomma, che si ricollegava a una delle cose che ha detto prima Fabrizio, cioè questo discorso di, diciamo, dell'atto, no? del nascondimento legato a una questione di costi che prima Fabrizio diceva che forse si sono resi conto che i costi non erano non rendevano poi lo stabilimento competitivo, per cui hanno adottato queste condotte che comunque dal punto di vista delle imputazioni sono condotte criminose. Io però su questa cosa sarei un po' meno tenero, nel senso che l'impressione è che quando uno fa delle considerazioni di competitività aziendale, diciamo,
mette in conto dei costi, internalizza dei costi, diciamo dei costi ambientali. L'impressione è che si sia mirato non tanto alla competitività dello stabilimento quanto alla, diciamo, alla redditività quasi personale. Io non so se questi aspetti nel processo... Nelle conclusioni che il pubblico ministero aveva già iniziato a svolgere, si parla in maniera diretta, ma lo si parla anche nel... Io non le conosco. Nel capo di imputazione, nell'ordinanza del GUP che rinvia a giudizio gli imputati. Si parla di una vera e propria strategia industriale tesa ad ottimizzare al massimo il rapporto che c'è tra produzione e costo. Vuol dire, io riesco, devo produrre X, lo faccio nel modo più economico possibile. Il modo più economico possibile è quello di gettare, stiamo parlando fino alla metà degli anni, direttamente nello scarico. Però facendo figurare che io quei costi l'ho sostenuto. No, i costi non li ho proprio sostenuti perché devo avere profitto, cioè devo il massimo guadagnare. In quei tempi non ci dimentichiamo la legge media del 75. Io stavo ipotizzando una distrazione di fondi. Cioè praticamente sì. Cioè, immaginavo una situazione in cui ti dico tutto, che faccio quello che devo fare e poi non lo faccio. Guarda, c'è anche un altro aspetto molto molto carino, se poi si vorrebbe parlare una giornata intera. Allora, verso la fine degli anni 60 a Pescara c'è il famoso assessore Contratti, di cui immagino abbiate sentito parlare in questi ultimi tempi. È medico ed è assessore alla sanità del comune di Pescara. L'assessore Contratti è l'unico che comincia a puntare il dito contro lo stabilimento Montezzo, perché comincia a rilevare degli indicatori anomali, commissiona come comune, ma lo fa fare lui come assessorato alla sanità, commissiona i primi esami sull'acqua del fiume Pescara, la foce, sui crostacei, molluschi che ci sono sugli scogli praticamente, addirittura vengono esaminati anche i capelli dei pescatori. Sono riportati tutti quanti questi analisi, già allora, anzi soprattutto allora, venivano riscontrati delle forti concentrazioni di mercurio e di piombo. Ora, l'unico stabilimento che produceva quel tipo di prodotto era lo stabilimento Montezzo. Che utilizzava per il ciclo produttivo, era soltanto quello. C'è addirittura una corrispondenza, ci sono articoli di giornale del Messaggero ritrovati, dove l'assessore rilascia dichiarazioni puntando il dito contro lo stabilimento. Un giorno dopo c'è il documento riservato di Montezzone che dice: dobbiamo stare attenti all'assessore Contratti perché ci sta sostanzialmente rompendo le scatole, perché sta risalendo a quelle che possono essere le nostre responsabilità. Fax riservato, inviato a Milano alla direzione Montezzone. C'è una correlazione diretta fino ad arrivare a fine anni 71-72, dove Montezzone con le spalle al muro si vede costretto a dire: ok, stop, finisco con questi sversamenti sia sul fiume che in discarica e comincio a creare quelli che poi piano piano, grazie alle lotte operaie, quello che sia, sono stati i primi, ma proprio i primi rudimentali, come posso dire, apparati di depurazione o comunque di decantazione, per poi conferire in discariche autorizzate questi residui delle produzioni, le feci clorurate prima fra l'altro. Questo è il quadro sul quale si muove il processo. Grazie. Posso dire solo una cosa? Chiaramente anche una proposta, va. Chiaramente, insomma, Pino, Giulio, all'inizio che è stato parecchio tempo. Secondo solo, scusa, poi mi faccio, non ti parlo più. La settimana scorsa c'è stato il Consiglio Comunale a Bussi. Il giorno dopo sono usciti commenti della serie, questo per il discorso del Partito Democratico, proposta dell'assessore, del consigliere di minoranza Navara del Partito Democratico, in base alla quale il Comune deve diffidare gli organi di stampa a pronunciare il nome di Bussi. Cosa del tutto errata, sbagliata, destituita di ogni fondamento. La proposta del consigliere Navarra era una, ed è quella che sostanzialmente all'inizio diceva Pino, cioè di iniziare a dire non più discarica di Bussi, discarica sostantivi e preposizioni. Esattamente, perché quello, cioè per la prima volta, che questa cosa svuota poi di contenuto anche il processo, perché il processo sembra un satellite che, diciamo, tocca relativamente, coinvolge relativamente la cittadinanza della provincia di Pescara. No, è da lì che possono essere trovati i fondi per
bonificare veramente la mega discarica, perché 1.300.000.000 di euro ipotizzati dal ministero possono essere chiesti al gruppo Edison, che è una delle più grandi multinazionali dell'energia. Solo loro hanno quella capacità economica per far fronte a questo tipo di bonifica integrale del sito, non il ministero dell'ambiente. La proposta, loro hanno spiegato e benissimo, io anche a Bussi ho sentito l'intervento di Pino, che è stato, credo che insomma sia ritornato su quei temi, ha rifatto proprio la storia chiara, la situazione è chiarissima, no? Allora c'è il Gran Sasso, c'è il fiume, c'è tutta la prima parte del fiume che è uno spettacolo, poi c'è Bussi Officine, la discarica e tutto il resto, no? Proprio è così. Quindi Bussi non c'entra niente, no? L'acqua della guizza che si diceva prima è stata un'altra parte, eccetera. Allora, che cosa possiamo fare? Sicuramente, come dire, l'appello ai giornalisti è importante, perché poi sono loro che l'opinione pubblica la creano, la smuovono, eccetera. Io farei una proposta ai giovani democratici. È chiaro che i giornalisti ci possono servire, però bisogna anche ricominciare a portare un po' di gente lì. La proposta è, io l'anno scorso mi sono fatta questa bella gita in canoa sul fiume Tirino, nella parte superiore, che veramente è magico, cioè non sembra di stare quasi... No, sembra di stare in Abruzzo, perché Abruzzo è bello. Non sembra di stare perché è proprio bello. A un certo punto ti fanno chiudere gli occhi e i ragazzi che ti accompagnano ti fanno andare su questa canoa con gli occhi chiusi, è veramente bello. E io, no, la proposta è andiamo, perché poi siamo 20-30 ragazzi, sono 20-30 famiglie dove si riporta questa esperienza, per dire guardate che c'è una parte invece a Bussi che è stupenda, che è quella parte che nessuno conosce. Io so che c'è un'idea anche del boss di far venire persone con gli albergatori, insomma, per dire guardate che non è quello che uno pensa, perché magari l'hanno scritto male, perché sembra che c'è la terra dei fuochi a Bussi. Non è tutto così, c'è solo una parte che Bussi Officine che è stata un'altra parte. Allora l'idea è veramente facciamo una gita con i ragazzi, facciamo conoscere questo pezzo di territorio che devo dire è straordinario. Così con l'occasione fai aprire anche San Pietro d'Oratorio, che oh bravissimo, c'è quella chiesa che è meravigliosa. Allora, visto l'incarico che hai, insomma, coinvolgete il Touring Club italiano. Io sono da tantissimi anni iscritto, questa roba qui me l'avete rubata, perché nell'Umbria mia, il fiume Nera, a ridosso della Scala delle Marmore, queste cose con le canoe, anch'io tanti anni fa l'ho organizzata per circa 18 anni. I fiumi nostri, compreso il mio, là, insomma, sono tutti miei, io il Tirino lo conosco molto bene, invece che vengo da, perché ci sono andato, ci ho mangiato, è stupendo, è meraviglioso. Sì. Touring Club italiano che dedica molte pagine, anche della terapia, io l'ho parlato di mesi, sensibilizzate questa cosa, vi fate gli articoli. Bravissimo. Regione Abruzzo, Marinella, sì. Scotta, vabbè, insomma, allora queste cose qua, poi la gente le cioè ricominciamo da noi, no? Cioè, andare anche poi sul pratico, che in questi casi naturalmente non guasta. No, ma in realtà.